Ringraziamo Valentina. Ringraziamo Valentina. Allora, a questo punto lascio il campo a Domenico Gallo, che è dei giuristi democratici, un giurista democratico. Tra l'altro un applauso anche all'associazione giuristi democratici che ha aderito, mi ero scordato prima. Domenico Gallo, giurista democratico e del comitato Salviamo la Costituzione e del comitato scientifico di articolo 21, e ci parlerà proprio della Costituzione. A seguire un altro ospite, vi dirò dopo. Bene, oggi che giorno è? È il 30 gennaio, quindi sono passati solo pochi giorni dal 27 gennaio, il giorno della memoria, istituito con una legge del 2000 al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei. In occasione del giorno della memoria, la legge richiede che siano organizzate iniziative ed incontri, in particolare nelle scuole, e dice la legge, fra virgolette, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Ed è proprio questo il messaggio che ci ha consegnato il premio Nobel per la pace Elie Wiesel, testimone autorevole di quella tragedia e sopravvissuto all'inferno di Auschwitz, durante la celebrazione del giorno della memoria che si è svolta 3 giorni fa a Montecitorio. Elie Wiesel ha concluso il suo discorso con queste parole: noi non viviamo nel passato, ma il passato vive nel presente, e il nostro dovere rimane quello di umanizzare il destino, il mio ed il vostro destino. Ricordiamo, qualsiasi cosa noi facciamo, qualsiasi cosa noi diciamo, qualsiasi siano i nostri obiettivi, non dobbiamo consentire che il nostro passato diventi il futuro dei nostri figli. Ebbene, qual è stato l'obiettivo costantemente presente in tutti i padri costituenti, dal primo all'ultimo giorno delle loro fatiche, se non quello di chiudere per sempre le porte dell'inferno per preservare le generazioni future dal ritorno di quella barbarie che aveva sconvolto le loro vite e l'esistenza di milioni di uomini? Non si trattava soltanto di debellare il fascismo e il nazismo storico, si trattava di rovesciare quella storia vecchia che aveva partorito il fascismo ed i disastri delle 2 guerre mondiali, di annunziare una nuova storia, un nuovo cielo ed una nuova terra in cui l'umanità fosse liberata per sempre dal dispotismo, dalla minaccia delle guerre, dalle violenze, dalle discriminazioni, dal disprezzo dei diritti universali dell'uomo e dei popoli. 2 sono i fondamenti dell'ordine costituzionale. Il primo è il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili. Questo riconoscimento è il tronco principale dal quale derivano i rami dei nostri diritti, delle nostre libertà, delle nostre autonomie individuali e collettive. Il secondo fondamento è l'architettura del sistema, l'ordinamento democratico organizzato intorno al principio del pluralismo dei poteri, che vede i poteri pubblici separati, articolati e distribuiti. La Costituzione ha deposto dal trono i sovrani del passato e ha creato le condizioni per impedire che potessero ritornare nel nostro futuro nuovi sovrani sotto qualsiasi altra forma.
In questo ordinamento lo snodo fondamentale del pluralismo è dato dal sistema che garantisce l'indipendenza della magistratura e quindi del potere giudiziario da ogni altro potere. Questa architettura costituzionale impedisce che semmai giungano al governo e conquistino la maggioranza parlamentare forze politiche caratterizzate da cultura o aspirazioni antidemocratiche, e l'idea non è tanto peregrina, ecco, impedisce che queste forze possano realizzare nuove forme di dispotismo ed aggredire nuovamente le libertà e la dignità di ogni persona. La Costituzione, insomma, rende tendenzialmente impossibile il ritorno verso forme di dittatura della maggioranza. Proprio per questo, la Costituzione è il bersaglio principale di una politica che al tempo stesso non riconosce più il valore della dignità inerente ad ogni persona e persegue il dispotismo, esigendo la concentrazione di tutti i poteri nelle mani di un capo politico rispecchiato nella figura di Silvio Berlusconi o di una ristretta elite che si ribella persino al controllo di legalità. È paradossale che in Parlamento si celebri la giornata della memoria, si scopra una targa per commemorare e ripudiare le leggi razziali del fascismo, quando si sfornano in continuazione leggi che costruiscono la discriminazione e addirittura si ripescano istituti tipici della legislazione razziale, come il divieto dei matrimoni misti, che dopo 70 anni è stato reintrodotto nel nostro ordinamento, questa volta non più nei confronti degli ebrei, ma nei confronti di una popolazione, quella dei lavoratori immigrati in condizione irregolare, che come gli ebrei 70 anni fa è stata privata di quei diritti che non sono dipendenti dalla cittadinanza, ma attengono alla dignità inerente di ogni persona, come appunto il diritto di contrarre matrimonio con la persona amata, o il diritto di avere un tetto sotto il quale dormire, o il diritto di inviare alle proprie famiglie il denaro frutto del proprio lavoro. Insomma, è stata creata una categoria di non persone che sono illegali per il semplice fatto di esistere, come ci testimonia il reato di immigrazione clandestina. E certamente per responsabilità di questa classe dirigente e dei modelli sociali che essa propone, se noi viviamo immersi in un tempo in cui l'universalismo dei diritti umani è stato cancellato in modo forsennato e sostituito dall'egoismo individuale, sociale e di gruppo, inteso come nuovo vangelo del vivere civile. Un tempo percorso dai veleni della discriminazione e del razzismo, che si esprimono in una ricerca di esclusività, in una esacerbata affermazione di identità, in un'ostilità per lo straniero, in un ostracismo per il diverso, in una caduta delle garanzie giuridiche, in una difesa corporativa del proprio gruppo, regione o cortile, in un daltonismo sociale che non ha gli occhi per vedere la pelle degli altri. Un tempo in cui i leader politici lanciano messaggi che incitano alla discriminazione e all'odio razziale, come quel tale che nel settembre del 2008 a Venezia arringava le folle con queste testuali parole: «Voglio la rivoluzione contro i campi dei nomadi e degli zingari. Io ne ho distrutti due a Treviso. Voglio eliminare i bambini che vanno a rubare agli anziani. Questo è il Vangelo di Gentilini. Tutto a noi».
e se avanza qualcosa agli altri.